Palermo per presiedere il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, da cui si è collegata con le sale operative del Viminale per i tradizionali saluti e ringraziamenti. Il ministro dell'Interno Lamorgese fa il bilancio di un anno di attività di contrasto al crimine e di lotta all'epidemia. Nel dossier del Viminale i dati delle misure messe in atto per contenere la diffusione del Covid-19, quasi 50 milioni le persone controllate da marzo 2020 al 31 luglio di quest'anno, oltre 720.000 le sanzioni, 11.500 le denunce per violazioni di quarantena o false attestazioni. Capitolo immigrazione, sono in terra di sbarchi, dice Lamorgese, per metterci la faccia. In aumento nell'ultimo anno gli sbarchi, così come l'arrivo di minori non accompagnati. Ad influire sul dato sono soprattutto gli arrivi autonomi non controllati di piccole imbarcazioni, mentre prosegue il contrasto al traffico di migranti con 147 scafisti arrestati. Nonostante le difficoltà per il Covid, continuano anche i rimpatri. Abbiamo proseguito con i rimpatri, tant'è che ad oggi abbiamo già circa 2090 rimpatri, considerate che soltanto circa 1000 sono per la Tunisia. In netta diminuzione omicidi, furti e rapine, boom invece di truffe e reati informatici. In calo i femminicidi, restano numerose invece le denunce per stalking. Nel contrasto alle mafie cale il numero dei latitanti arrestati, ma aumentano i sequestri e soprattutto le confische dei beni, che arrivano a quasi 2 miliardi di euro.